Qui sul campo di Formello si è consumato l'allenamento della Lazio, una partitella contro la Primavera dopo la vittoria nel derby. Oltre 10.000 anime per l'invasione. Andiamo a sentire le opinioni della gente, la voglia della gente di proiettarsi verso un finale di campionato che potrebbe regalare un sogno. Forza Lazio! Forza Lazio! Vi piace Close? Sì! Simose e Lazio! Eh sì, perfetto. Una bella emozione! Che cosa hai vissuto oggi? Che ti è piaciuto di più? È tutto, a parte tantissima gente che è venuta a vedere i suoi giocatori e poi vederli da vicino è bellissimo. Giocatore preferito? Mauri e Close. Forza Lazio? Allora, siamo qui con i tifosi, oggi una grande festa ragazzi, no? Due derby vinti se lo meritavano oggi, siamo venuti in tanti. Tantissima gente, no? Emozioni, uno per uno. Tante emozioni, non è la prima volta, però tutta questa gente non l'avevo mai vista a Formello. Ed è una cosa positiva per il futuro, per quello che sarà. Che facciamo domenica? Domenica speriamo di vincere. Se il Bologna è una squadra dura, però per andare avanti tocca vincere assolutamente. E che facciamo per il campionato? Secondo me... Lo scudetto della Lazio è il terzo posto, secondo me. Se arriviamo terzi è un gran campionato. Il terzo posto ma anche il secondo posto. Il secondo la Juve si può prendere, ce la possiamo fare. Chi è che ci può trascinare? Beh, Hernanes e poi sicuramente Close, perché è veramente fortissimo anche qui, vedendolo giocare fa proprio la differenza. E quindi puntiamo forte su di lui, puntiamo forte su Hernanes e puntiamo forte anche sui giocatori che inizialmente non hanno dimostrato tanto, come Scaloni e Garrido, ma che hanno giocato un grande derby e che ci potranno, se giocheranno in questo finale di campionato, ci potranno dare una mano anche loro. Forza Lazio. Dai raga, forza. Senta, Lazio. Arriva il Bologna, un Bologna che diciamo fra le squadre in lotta per la salvezza forse è fra quelle che gioca meglio, potrebbe arrivare quindi una squadra magari un po' più tranquilla. Una eventuale vittoria della Lazio cosa potrebbe aprire? Speriamo che apra degli scenari ancora migliori, però ripeto, ce la dobbiamo giocare sicuramente con tutta la nostra volontà e forza, però non è facile. Giocatori, naturalmente fuori di dubbio Miro Close, Hernanes, ma quasi tutta la squadra, anche le riserve praticamente si sono fatte valere. Cioè, comunque devo dire pure un'altra cosa, che comunque maggior parte del merito è anche di Reia, perché domenica la vittoria sulla Roma secondo me è un capolavoro. Quanto sei felice ancora per questo derby? Tantissimo. Che dici, ci crediamo a questa rimonta sulla Juventus? Sì, è una emozione fortissima, principalmente sono venuto per Close, perché un giocatore così a Lazio non l'ho mai visto. In più ce ne stanno tanti, anche i semplici Scaloni che ha fatto dal derby una grande prova d'orgoglio, nonostante i 36 anni ha fatto vedere, ecco, a me che Candreva non lo vedo tanto bene, perché comunque pare che fa finta di giocare, dovrebbe prendere esempio da giocatori come Close, 33 anni, perde palla, la va riconquistata, Scaloni che ci mette tutto, certo tecnicamente sarà quello che è, però dovrebbero mettere più cuore un po' tutti. Tipo la giornata del derby, ecco, dovrebbero giocare tutte le domeniche con quella cattiveria agonistica, in 10, in 11 che sia la squadra avversaria, penso che dovrebbero giocare tutti come domenica. Senti, ti faccio una domanda, Vieri, Crespo, Signori, tutti i giocatori arrivati alla Lazio in età giovane, possiamo dire che però a 33 anni un campione così la Lazio non ce l'ha mai avuto? No, non ce l'ha mai avuto assolutamente, anche ai tempi dei Gragnotti. Io sono diventato della Lazio appassionato, seguo tutte le partite dai tempi dei Signori, perché comunque ecco, 18 anni, 17 anni mi ha fatto vivere emozioni fortissime al di là dei derby, ma poi il coro segna sempre lui, è normale che ci innamori, stessa cosa come Close, ma Close è fare parto da solo. E, non ci stanno parole per un giocatore del genere. Sogno il cassetto è al terzo posto, anche perché giocava con squadre del rango del City, che comunque sta in UEFA, dello United, vuol dire parecchio, anche se noi con lo United invece che perde 7-1 ricordiamo Salas, ci abbiamo già vinto, quindi magari con l'Otito che magari caccia qualche sordo invece di tenersi in tasca, penso che una squadra più competitiva potrebbe arrivare pure più in alto di quello che ha fatto quest'anno.